Allora, cari amici, siamo in compagnia del grande Thomas Mugnano. Allora, Thomas, un po' queste impressioni, questa nuova sfida che hai lanciato a te stesso e ai tuoi attori e al pubblico. Come ci si sente dopo questi primi 3 giorni di spettacolo e di lavoro? Allora, ti rispondo con un numero, 1800. Sono le persone che in 3 sere abbiamo raggruppato qui al Teatro Auditorium di Saviano. Noi abbiamo messo i manifesti 6x3 di questo mio nuovo componimento teatrale che si chiama Che se passe per poco che spasse. In 4 giorni, dico 4 giorni, sono pervenute prenotazioni per 1800 persone. Noi abbiamo avuto qui veramente 3 pienoni, tu stasera ci sei stato, hai visto, abbiamo veramente straripato. Faremo altre 2 date, il 9 e 10 aprile al Teatro Umberto di Nola, ci saremo poi al Teatro Diana di Nocera il 16 e 17 aprile, poi saremo a Castel San Giorgio, Mercato San Severino, Pagani e gireremo un po' da più. Come sempre, ricominciate il vostro tour in Italia. Cominciamo il nostro tour. Una grandissima soddisfazione. Ho fatto un componimento teatrale che parla dei diversamente abili, che parla di un network, social network come Facebook, di tutte le cose simpatiche, ma delle problematiche Che si nascondono che si dietro nascondono questo. dietro questo social network, ma soprattutto dell'abbattimento delle barriere architettoniche, perché il componimento teatrale di quest'anno parla proprio delle barriere architettoniche, delle difficoltà che i diversamente abili trovano nel parcheggiare le auto, nel attraversare una strada e compagnia bella, no? Come si suol dire. Abbiamo alternato come mio stile, momenti di comicità e momenti di drammaticità, dove il pubblico ha apprezzato sia l'uno che l'altra cosa, perché mentre con momenti di comicità c'erano applausi scroscianti e risate a crepapelle, invece ho visto parecchia gente lacrimare anche durante i momenti Seri. seri e drammatici, dove la morale veniva proprio ben evidenziata. Prima hai parlato di un. Allora, innanzitutto ti ringrazio perché anche per il nuovamente hai saputo dare quello che magari altre compagnie non fanno, quello di riuscire ecco qua, a fare un ottimo mix di problemi sociali che purtroppo viviamo tutti i giorni, cioè ci sono davanti agli occhi tutti i giorni, e vabbè, la comicità che viene anche dal cercare di affrontare il problema con anche una dovuta serenità, perché se no, voglio dire, se dovessimo parlare sempre tragicamente sarebbe veramente bisogna sempre prendere con allegria. Tu riesci sempre a fare questo in modo meraviglioso, eccelso, non lo dico per sviolinare perché sta andando a Michele con la videocamera, ma che veramente ci credo. Mi è piaciuto la differenza, il saper creare la differenza tra disabile e diversamente abile. Noi Certo. ce la mandiamo se ci fa male la coscia, anche se abbiamo un piccolo dolore di capo, quando poi magari vedi persone che veramente hanno un reale problema, cioè come questo qua di essere Infatti, su una sedia a rotelle. noi abbiamo proposto durante la commedia questo brano scritto da Valfredo Saccone e cantato da Lino Ragosta, che parla proprio dei diversamente abili e che delucida proprio perfettamente quali sono le problematiche di queste persone. Sì, è vero, guarda, io ho sottolineato nella parte finale della commedia, a volte siamo cinici, siamo spietati, siamo patetici, perché a volte veramente per non fare 100-150 metri a piedi siamo proprio degli egoisti, parcheggiamo la macchina non curanti che poi ci sono persone che parcheggerebbero la macchina anche a 1 chilometro di distanza, pure di avere l'uso delle gambe e non lo possono fare, noi invece lo possiamo fare, però siamo proprio degli egoisti, ecco, ripeto il termine che ho appena usato. Ed è brutto, guarda, bruttissimo, perché poi non ci costerebbe niente. Così come ho detto il fatto di farsi fare gli incartamenti falsi per percepire pensioni inesistenti di invalidità, così come fare un tagliandino di colore arancione con la sedia a rotelle e metterlo sul cruscotto per poi magari non Usufruire, esatto, non vedere la multa. per evitare la multa del vigile di turno. È brutto, guarda, sono cose brutte, sono cose squallide, e io questo ho voluto denunciare. L'ho fatto con un po' di comicità, con un po' di drammaticità. Il pubblico ha gradito, ecco, tra Facebook, SMS, complimenti dal vivo e veramente una valanga di consensi. Poi sicuramente ci sarà
qualcuno che magari non gradisce, che fa finta di non gradire, che non gradisce perché gli conviene non gradire, ma lascia il tempo che trova. Io sono contentissimo, cioè io veramente sto vivendo un momento artistico tra la sceneggiatura di Canale 5 e della Filicaronte, giusto? Filicaronte, che ho scritto e che ha avuto un discreto successo e che andrà in onda su Canale 5 tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, 3 puntate, e questo componimento teatrale io sono al settimo cielo. Che ha dato idee, che ha fatto che cosa riusciamo a fare. Che se ne pensi e che se ne dica di Thomas Mugnano e dei mattatori. Ciao Thomas, allora ci siamo. I ragazzi diversamente apri, ti vogliono salutare. Certo. Allora, Gennaro, Thomas lo lasciamo, lo salutiamo, grazie ancora.